Bella a tutti, raga, qui è Miro ed oggi siamo qui in questo nuovo video. Cosa andrò a fare? Andrò a rispondere a tutti quei commenti che sono stati critici o comunque anche insulti che mi sono stati fatti sotto il video della classifica finale della Serie A 2018-2019. Voglio fare questo perché magari per molti commenti non potevo rispondere proprio a loro perché la risposta sarebbe stata troppo lunga. E perché magari non mi sarei spiegato bene come posso farlo a voce, e quindi è anche questo l'intento di questo video: rispondere a quei commenti e fargli capire cosa penso io e qual è la mia risposta. Magari questi che hanno commentato nemmeno lo vedranno poi questo video, però comunque io voglio rispondere perché voglio far capire qual è la mia idea. Me li sono salvati sul telefono. Intanto ringrazio ancora la mia ragazza per questa fantastica maglietta, è bellissima. Comunque, cominciamo col primo commento che è quello che mi ha fatto più ridere. Qua non c'è niente da commentare, però mi ha fatto ridere. C'è questo qua che scrive: se il Cagliari arriva nono, mi tagli un marrone. Va bene. Io non ho fatto lo screen, però potete andarlo a vedere. Io ho scritto sotto al commento: occhio che a quello che diceva che Higuaín non faceva 15 gol, gli ha detto male. Quindi, comunque, diciamo, è un commento anche abbastanza simpatico e mi ha fatto ridere. Poi, ovviamente, non tutti i commenti per forza saranno inerenti al Cagliari. Anzi, per esempio, questo scrive: non credo il Frosinone si salvi, anzi, nemmeno lo spero. Per carità, ognuno ha le proprie rivalità sportive, ma pensando a quello che è successo, credo che comunque questo sia un tifoso che sia ancora incazzato per quello che è successo nella finale playoff tra Palermo e Frosinone. Per carità, lo sono anch'io perché è stato non un gesto antisportivo, di più. Però bisogna andare avanti. Ormai quello che è fatto, il Frosinone è in Serie A, quindi se si salverà bene, se non si salverà sarà contento lui. Cioè, a me tendenzialmente non cambia un cazzo. Mi è simpatico il Frosinone, però non cambia un cazzo. Arriviamo al primo commento in cui mi sento di rispondere per dare una mia personale opinione. Questo utente scrive: ma il Parma che non se la merita, tra virgolette, la Serie A, cioè tra parentesi la Serie A, non la capisco. Allora, adesso ti spiego il perché secondo me il Parma non merita la Serie A. Perché il Parma è stato portato al tribunale, cioè nel senso il Parma è stato ritenuto colpevole oggettivo del tentativo di illecito sportivo. Quando sei citato in tribunale e vieni ritenuto colpevole oggettivo, non ci dovrebbe essere nessuna via di scampo. Tu sei colpevole. E quindi se tu sei colpevole non meriti di andare in Serie A. Non lo meriti. A me dispiace, per esempio, per Papyrus. Questa è personalmente la mia idea, perché io lo seguo molto Papyrus e lo apprezzo. Però in questo caso, secondo me, il Parma non meriterebbe la Serie A. Perché, per esempio, il Cesena, per quei cosi delle plusvalenze fittizie, non è stato riammesso in Serie B. Ok, che è andato fallito e cazzi e mazzi, però tecnicamente non è stato ammesso in Serie B e ha anche 15 punti di penalizzazione. Una società fallita, cioè non ha senso. In più ci mettiamo anche il caso Bari, il Bari per oddio, dei pagamenti mancati, delle quote IRPEF mi pare che mancassero, è andato fallito. È andato fallito, non è stato iscritto al campionato di Serie B. L'Avellino si è vista respinta la richiesta di Serie A, cioè di Serie B, la richiesta di iscrizione al campionato di Serie B. Quindi non vedo perché queste tre squadre, sì, e il Parma solo 5 punti di penalizzazione, che secondo me comunque sono pesanti e gli possono costare il campionato. Spero di no per loro, ma secondo me è così. Però se queste società sono state penalizzate in alcun modo per quello che è stato commesso, non vedo perché il Parma debba passarla liscia. Ok, che il fatto l'ha fatto Calaiò e
tutte queste cose, guarda, io ho squalificato 3 anni, ok, ma il Parma è stato ritenuto responsabile oggettivo, quindi senza alcun dubbio uno dei responsabili, e in questo caso devi essere penalizzato. 5 punti per me non sono la penalizzazione giusta. Il Parma in questo caso, secondo me, doveva ripetere un'altra volta il campionato di Serie B. Però ripeto, questa è la mia opinione. Tu puoi essere di un'altra opinione, però questa è la mia. Poi arriva, non saprei nemmeno come definirlo, che dice: che pronostico di merda, la mia Inter arriverà seconda e si giocherà lo scudetto. Prima di tutto, come fai a dire che arriverà seconda? Come fai? Io in tutto il mio video ho sempre detto praticamente secondo me arriva X posizione, X squadra. Secondo me. Tu invece affermi che arriverà seconda con la certezza assoluta. Prima di tutto non puoi averla, perché ci sono veramente troppe, troppe incognite per giudicare una posizione o per dare una posizione adesso. Puoi affidarti alle sensazioni, però non puoi dire che arriverà seconda. Poi per carità, io lo spero per l'Inter, perché cioè, a me chi arriva seconda, terza, non me ne frega un cazzo, a me che se salva il Cagliari è quello che mi importa a me. Però vuoi dire che l'Inter arriva seconda? Di che l'Inter arriva seconda, non vedo cosa possa cambiare. Cioè io il fatto che abbia messo l'Inter terzo e non secondo, perché te dovrebbe far rodere il culo? Io è quello che non riesco a capire. Lo so che molti di questi che scrivono questi commenti sono dei bambini. Però molte volte non ci dovrebbero stare loro su YouTube. Non ci dovrebbero stare perché non riescono a comprendere comunque quello che noi esprimiamo, quello che noi diciamo. Non lo riescono a comprendere appieno. Poi si giocherà lo scudetto. Che ne sai? Cioè, che ne sai che l'Inter si giocherà lo scudetto? Come fai a saperlo a luglio? Sì, perché era luglio. A luglio, come fai a sapere a luglio che l'Inter si gioca lo scudetto? Come fai? Poi dia una buona squadra, si è rinforzata rispetto all'anno scorso, abbiamo più probabilità di vincere più partite perché siamo più forti, però poi di che se gioca lo scudetto, perché che ne sai? Se mettiamo caso che tipo alla decima giornata l'Inter c'ha solo decima giornata, il massimo che puoi fare sono 30 punti. Metti caso che l'Inter ce n'ha solo 12. Hai fatto una figura di merda, hai detto una stronzata. L'avrei detto anch'io perché l'ho pronosticato terzo. Quindi non diciamo stronzate. Ognuno esprime la propria opinione, come può essere questa. Però non farlo con arroganza. Poi questo riguarda la mia squadra. Questo qua mi scrive: non è assolutamente vero che il Cagliari ha le potenzialità del nono posto. Speriamo solo di salvarci, che sarebbe già un miracolo con questi giocatori. Allora, io non capisco perché sarebbe un miracolo salvarsi con Cragno, Cepitelli, Romagna, Barella e Han. Ne cito i più forti perché fanno parte di questa squadra. Non vedo dove sia il miracolo salvarsi con questi giocatori. Se il Cagliari ha fatto schifo in questi anni, non è stata colpa della squadra, è stata anche colpa della squadra, che andava migliorata e puntellata laddove ci sono dei giocatori che non sono ottimi. Cos'è comunque bene o male il Cagliari adesso sta facendo. La colpa di queste stagioni non eccelse non è tanto dei giocatori, ma quanto della società barra dirigenza. Perché Rossi era un DS di merda, non ha fatto un cazzo. L'unica sua nota positiva è stata portata a Cagliari Romagna, ma a parte quello non ha fatto un cazzo. Perché? Perché non era un DS. Non era un DS, non mi sbaglio, era uno scout. Non era un DS, quello non era il suo ruolo. E chi ha sbagliato a farlo venire? Giulini, perché l'ha messo in una posizione che non ha mai fatto. Poi, gli allenatori. Abbiamo avuto Rastelli per 2 anni di A. Cosa che Rastelli dopo la promozione in Serie B era da esonerare perché non è un allenatore da Serie A. Idem Lopez ha fatto bene le prime 5-6 partite perché c'è stato un cambio di mentalità, ma poi la cosa è andata a scemare e il Cagliari ha ricominciato a fare schifo perché Lopez non ha carattere.
Lopez non ha carattere, lo si vedeva dalle interviste pre-partita, stessa cosa Rastelli. Quindi non cominciamo subito a fare disfattisti, il Cagliari non arriverà mai nono, che per carità ci può stare, però già salvarsi con questi giocatori, ma io non capisco. Oh, poi passiamo a questo che mi ha fatto molto ridere. Si vede che tifi Cagliari. Io no. Ah, è sbagliato. Quello è Andrea Mereu. Io non tifo Cagliari. Questo mi ha fatto ridere perché ha scritto: forse il coglione siete che spari cazzate quando non ne sei certo. Beh, è chiaro come su YouTube Italia Calcistica tutti quelli che hanno fatto il pronostico della classifica dell'anno prossimo siano totalmente sicuri che andrà a finire così. Oh, tutti, eh. C'è una cosa in che tutti sono sicuri che andrà a finire così la loro classifica. Ma tutti, eh. Non ce n'è uno. Vieni qua, ti dico un segreto, via. Nessuno in realtà sa come andrà a finire il prossimo campionato a luglio. Oh. Però shh. Non è a nessuno, eh. Non è un fatto di sparare cazzate. Prima di tutto, parliamoci chiaro, perché questo video viene fatto? Perlomeno parlo per me. Perché porta views. Prima di tutto, sono sincero. Io era parecchio tempo che non facevo più di 150, massimo 200 visualizzazioni a video. Con questo ne ho fatto 3000. Non mi lamento, anzi, ne sono abbastanza felice. Non mi nascondo. Effettivamente, un motivo per cui ho fatto questo video è perché porta views. Secondo, perché è un format che piace. Nonostante si riceve una marea di insulti, è comunque un format che piace. Terzo, è perché comunque magari i nostri iscritti vogliono sapere come andrà a finire, secondo noi, il prossimo campionato. E quarto, è un pronostico. È un pronostico, tu non hai la certezza che il campionato vada a finire così. Azzardi, tenti, vai di tue sensazioni. È ovvio che non hai la certezza, quindi di che parliamo? Poi questo qua mi scrive in merito al fatto che, essendo io del Cagliari, ho messo il Cagliari nono, ma ha scritto io tifo Udinese, allora Udinese decimo. Fai come cazzo ti pare. Se ti senti che l'Udinese arriva decimo, che cazzo vuoi da me? Metti l'Udinese decimo. Che ragionamento è? Cioè, perché io sono del Cagliari, ho messo il Cagliari nono, quindi l'Udinese adesso ti arriva a decimo se tu sei l'Udinese. Fai come cazzo ti pare, cioè se ti senti che l'Udinese arriva a decimo, mettilo decimo. Che cazzo vuoi da me? Io non vi capisco, cioè, perché mi devi fare sto commento, cioè. Bah, vabbè, andiamo avanti. Arriviamo all'ultimo, che mi è stato fatto pochi secondi fa, pochi secondi fa, pochi minuti fa, che questo qua mi scrive Roma quinta sicuramente. Poi non mi ricordo, io ho risposto e lui mi riscrive sicuramente uno che mette la Roma quinta di calcio non so se ne capisce tanto, non è un'offesa assolutamente, è un mio parere, comunque va bene così. Allora, non vedo perché mettere la Roma quinta indichi per forza di cose non capircene di calcio. Sono due cose che a rigor di logica non hanno senso, non è che una è la conseguenza dell'altra. Primo. Secondo, ripeto, è una mia sensazione, molto probabilmente mi sbaglierò, è questo che la gente non capisce, è che quasi sicuramente mi sbaglierò. Ma non me ne frega un cazzo, perché non pretendo io di aver ragione. Semplicemente volevo fare una classifica e sono andato in base a quelle che erano le mie sensazioni. E quando non avevo delle sensazioni particolari in merito a una squadra, sono andando pensando a quale squadra secondo me arriva in tot posizione. Ma ripeto, non pretendo di aver ragione. Anche perché non me ne frega un cazzo e non serve a niente aver ragione. Perché il campionato è un'incognita adesso, specialmente se siamo al 4 di agosto.
al 4 di agosto, comincia tra 2 settimane il campionato. Voglio farti questo ragionamento, magari così lo capisce anche chi pensa queste cose. Il mettere una squadra big al quinto o sesto posto, prima di tutto non me ne dovrebbe fregare un cazzo, cioè pensate al massimo questo è un coglione, lo potete pensare perché non è che ve limitiamo i pensieri, però non lo scrivete perché ci fate più bella figura, e secondo poi non scrivete non ne capite di calcio se poi il campionato nemmeno è iniziato e nemmeno state vedendo quello che fa la vostra squadra. Adesso perché la Roma ha battuto 4-2 il Barça in quella coppa là di merda, non significa che la Roma arriva seconda, terza o prima. Non significa un cazzo. Non significa assolutamente niente. Perché te faccio questo caso, gratta dei coglioni. Te faccio questo esempio, che può valere per qualsiasi altra squadra. Mettiamo caso, la Roma comincia il campionato. Prima partita, si infortuna Cristante. Ok? Florenzi si infortuna in allenamento. Ok? E mettiamo un altro. Dzeko sarà fuori per un mesetto. E Kluivert non si integra bene con la squadra. Non riesce a giocare bene. La Roma là davanti non segna, ma prende parecchi gol e le prime 5 partite perde al massimo pareggia. Che cazzo fai? Mi viene a dire a me che sono un coglione, che non ne capisco di calcio. Sicuramente non è merito mio, perché comunque io non è che pronostico che alla Roma gli si infortunano tutti e per questo poi comincia a vincere e arriva quinta. Non è che se poi la Roma effettivamente arriva quinta io mi prendo il merito, ma non puoi nemmeno dire che io non ne capisco di calcio. Perché tutte queste cose, volendo, ripeto, gratte dei coglioni, possono accadere ma a chiunque squadra, a qualunque squadra, scusa. A qualunque. Parliamone alla fine del campionato. Facciamo il resoconto alla fine del campionato e ditemi, hai detto che la Roma arrivava quinta, ha vinto il campionato, sei un coglione. Ci sto. In quel caso ci sto. Faccio il mea culpa per quanto lo possa fare e ammetterò che ho detto una cazzata, ma anche se fosse, ragazzi, è un pronostico, sono delle sensazioni che non potete minimamente giudicare, potete dire al massimo non sono d'accordo, ma dirmi che non ne capisco di calcio mi sembra esagerato, non sarò un cultore, non sarò esperto al massimo, sicuramente. Ma dirmi che non ne capisco, bah, mi pare esagerato. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui anche perché so già 21 minuti che sto registrando, quindi voglio evitare di fare un video veramente troppo troppo lungo. E niente, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci becchiamo nel prossimo video. Ci vediamo in un prossimo video, ma quella è un'altra storia. Un saluto da Federico Buffa.